che è un venditore sul marciapiede di queste borsette, questi occhiali. Un ambulante. Una specie di ambulante, ma non ha neanche la licenza. Comunque. Vabbè, qual è il problema? Il problema di Habib dice: io sono molto contento della mia attività, ma purtroppo dice, ho un calo del fatturato. È inevitabile un calo del fatturato. Comunque, Habib, nessun problema, perché noi adesso qui. Ah, eccolo, è in linea. Pronto? Abbiamo la telefonata di Habib. È lei, Habib? Calo fattura. Resti lì che le diamo indicazioni. Sì, l'aiutiamo sicuramente. Questo l'abbiamo detto. Habib ha un calo del fatturato. Abbiamo la lettera, ma abbiamo Habib, ci ascolti, perché a questo punto noi ottimizziamo la sua attività. Innanzitutto, trasformare l'attività da semplice in società in nome collettivo. Quindi si prenda dei soci, perché se è giusto che lei abbia tutti questi oggetti, è giusto che abbia anche qualcuno che lì sul marciapiede li indossi, li faccia vedere. Deve avere degli indossatori professionisti, sennò uno come fa a vedere se magari una borsetta è di moda? Quindi è giusto, ecco, questo consiglio che dai da Bib, per vendere oggi il prodotto moda c'è bisogno di avere delle passerelle. Quindi organizzarsi con una sfilata magari notturna, con dei fari, con anche un presentatore, non so, un Cesare Cadeo, un Daniele Piombi. Non rifiutano mai loro gli appuntamenti con Habib, con lo stilista. Certo, questo Habib richiede naturalmente da parte dello stilista Habib uno sforzo economico, ma noi siamo sicuri che questo è la strada giusta, perché il marchio Habib è un marchio nel quale noi puoi avere un testimonial, e io lo troverai in un attore americano. Uno basta che sia. Dica un nome. Nick Nolte. Nick Nolte, che indossa gli occhiali a Bib nel suo ultimo film, Avventura. Kevin Costner anche per, diciamo, portafogli e cinture. Insomma, un piccolo sforzo economico, il testimone al giorno d'oggi e la pubblicità sappiamo che è importantissima. L'anima del commercio, quindi abbiamo calcolato che primo anno di attività 300 milioni circa di incremento del fatturato al lordo. Contento, Bib? Bene, non capisco se è disperato ancora, ragazzi. È contento? Contento, Bib? Allora ci mandi qualche suo prodotto, che avremo occasione di esaminarlo anche nella nostra rubrica. Mi manda del buco. Ma vuoi avere anche i prodotti da Bib adesso? A me sembrava contento, Bib. Va bene, contento. Finalmente abbiamo reso contento qualcheduno con un'altra azione, diciamo così, di aiuto, di supporto, di ottimizzazione. Bene, grazie, scriveteci in casella postale 1448 2100 Milano. Angolo extra CE. 105 CE. C'è radio di servizio, ok, abbiamo. John, lascia la presa! Sei mio! Ok, d'accordo! Stavamo facendo una prova, perché lei, dottor Cavallone, non sa che io e il dottor Joe stiamo facendo un corso di recitazione europeo, e quindi qui abbiamo dei copioncini che noi ci studiamo di volta in volta. E dobbiamo che parte era quella che avete interpretato un attimo fa? È un poliziesco, cerchiamo di interpretare. Il bravo attore europeo lo sa, deve saper fare un po' di tutto. E si parte dalle cose più semplici, il poliziotto, e poi per essere poi, diciamo, l'investigatore privato. Poi ci sono tutte le parti d'amore, lei sa, il grande filone del romanzo. Lo vogliamo dire? Il dottor Joe è già stato scritturato per una nuova serie televisiva. Dell'ispettore Cacciapaglia, un ispettore italianissimo, comunque lui. In un circuito minore europeo, è un film che andrà in onda nel 94. Ma lei fa l'ispettore Cacciapaglia? Io faccio l'aiutante di Cacciapaglia, è una parte secondaria, però cosa vuole? Si inizia sempre così nel cinema, poi si aspetta il grande momento, però è importante, e questo lo diciamo ai tanti amici che ci ascoltano, amici e amiche, è importante la base, e quindi lei di base ne ha. Ecco, infatti ha la scarpa del 48. Adesso a questo punto abbiamo fatto questa precisazione perché noi siamo appassionati di film e vi vogliamo far sentire i film che si ascoltano e si vedono in Europa. Abbiamo dei trailers? Abbiamo i trailers in FM. Originali, trailers in FM originali. Originali. Ecco, sentiamo il primo film, trailers originale. Sentiamo, non diamo il titolo. Va bene, sentiamo. Rambo 9, la vendemmia. Il ritorno di Rambo sulle colline del Chianti.
Rambo 9, la vendemmia. Rambo! Luma! Rambo Luma! Rambo esce nuovamente di galera per essere impiegato nella vendemmia. Pur facendo più cassette di tutti, è pagato meno di un extra comunitario. Rambo 9 e la vendemmia, prossimamente nelle vostre cantine. Mi sembra di capire che il titolo del film sia appunto Rambo 9. È uno dei film più visti attualmente in Europa e ha avuto Senti che è già due settimane che Charlie sta seguendo il corso. Veramente bravo. È uguale all'attore. Non è la stagione. È uguale a Sylvester Stallone nel film Rambo 9, identico. Ma è stata un'interpretazione molto sofferta, in quanto questa voce doveva uscire. Il regista americano mi disse: Charlie, voglio una voce sgaiola, ma nello stesso tempo. Ecco, sgaiola significa. L'ha tradotta come? Era slang, sgaiol. Sgaiols, benissimo. Bene, no, comunque avremo poi occasione anche di, se vuole, se lei ritiene che sia importante, anche di portare questa nostra esperienza come attori qui alla radio. Beh, se proprio non possiamo farne a meno, anche quello va ma bene. Scusi, ma quando lo danno alla prima puntata dell'ispettore Cacciapaglia? Guardi, ancora, non mi tormenti con questo Cacciapaglia. È nel 94, adesso siamo in fase di doppiaggio. Va bene. E non dica queste cose, mi mette anche in imbarazzo. Occupiamoci di un altro film. Ma lei è stato doppiato? Per piacere, vogliamo andare avanti, abbiamo un altro film. In Germania abbiamo, invece io adesso in Italia e l'altro risponde, va bene. Vogliamo sentire il prossimo trailer? Perché lo facciamo, adesso in Italia. Ok, un poliziesco. Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. L'ispettore Callaghan in una nuova travolgente storia. Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. Il film che sembra il poliziesco dell'anno. Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. Il film che sembra ai primi posti nelle classifiche. Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. Un film che sembra appassionante. Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. Sembra in tutti i cinema. È diventata talmente popolare questa autovettura che addirittura ne è nato un film, Una Fiat Sembra per l'ispettore Callaghan. Questo è il titolo, giusto? Sì, è un film che è stato girato in parte a Torino, in parte invece in America, un grosso sforzo. Sembra che sia stato girato in America, diciamolo. Perché... I costi sono alti, ma sembra che la Sembra li abbia risolti finalmente. Ma comunque abbiamo parlato di film, torniamo però su questo argomento del cinema, che mi sembra, guardi, un argomento interessante.